Benvenuti in questo nuovo video, streghette e soprattutto maghetti. Oggi parliamo di un argomento che mi è stato richiesto da tantissime persone, anche e soprattutto dalla mia amica Franci. Allora, oggi parliamo di consacrazione e di purificazione magica. Iniziamo. Eccoci qui. Allora, nell'arte del magismo, nell'arte della stregoneria, si parla spesso di consacrazione e di purificazione, come dicevamo all'inizio, no? E consacrazione quindi di qualsiasi tipo di oggetto che viene usato in magia, che può essere un libro delle ombre, o un grimorio, o delle candele, o delle pietre, un paiolo, un altare, qualsiasi cosa, amuleti, talismani. Consacrare appunto vuol dire rendere sacro per uno scopo, quindi consacrare un oggetto allo scopo di, affinché serva allo scopo di. Mentre invece purificare, appunto, come dice la parola, purificare vuol dire appunto ripulire da energie negative, energie quindi che non sono nostre, ok? Purtroppo molto spesso capita chi non è pratico di magia o comunque chi all'inizio in questo cammino spirituale corre il rischio praticamente di ricercare in internet, in rete o in vari libri delle formule, degli incantesimi, dei modi che vengono usati per purificare o di consacrare un oggetto magico. Allora, i problemi in realtà sono due. Si corre il rischio, innanzitutto in primis, di fare esattamente quello che c'è scritto in internet, quindi praticamente di ricopiare tutto e attuarlo, il che è assolutamente sbagliato, perché ricordatevi che, come vi ho sempre detto, la magia è un cammino personale, un cammino spirituale molto personale, quindi io non posso copiare o fare uguale a quello che fa qualcun altro. Seconda cosa, si rischia ovviamente di fare le cose in modo sbagliato, perché non è assolutamente detto che quello che io leggo, quello che io vedo in rete, ma come anche i video che magari faccio io, non è assolutamente detto che è tutto oro quello che luccica, quindi si corre il rischio appunto di ricopiare le cose, di farle nostre, quindi non sentirle e di apprendere in modo sbagliato e questo non va assolutamente bene perché non alleniamo la nostra mente, il nostro io personale a capire, a discernere che cosa può essere giusto oppure no per noi e per la nostra pratica personale. In realtà, più che non è tutto oro quello che luccica, volevo dire non è tutto oro colato. Scusate. Parlando di consacrazione, di purificazione, un sito, e non posso fare nomi, io ve lo leggo, praticamente dice, all'inizio, quando ci troviamo di fronte alle pagine bianche del nostro personale libro delle ombre o di qualsiasi altro oggetto, parlando del libro delle ombre, questa persona dice, veniamo assalite dalla voglia di scriverci dentro, e poi purificarlo e consacrarlo. La risposta è semplice, dice questa ragazza, o ragazzo, non so, dice, possiamo copiare i rituali di consacrazione che ci hanno colpito da altre fonti e attuarle e farli noi stessi. Sì, brava pirla, cioè come se la magia fosse uguale per tutti, ma che cazzo stiamo dicendo? Mentre invece un altro sito, un sito che si chiama He Wang Hun Magic, quindi penso a questo punto che sia un sito cinese, dice, consacriamo le cose solo ed esclusivamente in luna crescente. Allora, io non so se questa persona che abbia fatto il sito abbia mai studiato le lunazioni, ma non si consacra e purifica solo ed esclusivamente in luna crescente. Proprio a me la parola esclusivamente mi sta sul cazzo, scusatemi, nel senso che chi conosce bene il potere delle lunazioni sa benissimo che si può consacrare e purificare qualsiasi cosa anche in luna piena e soprattutto anche in luna calante. Continuando, questa persona dice: consacriamo le cose esclusivamente in luna crescente con acqua e sale, disegnatevi sopra, sotto o dentro, obbligatoriamente, dice, un pentagramma o delle rune. E se io volessi consacrare e purificare l'acqua che sto per bere dal bicchiere? Dove la disegno la luna? Su sto c***o.
Ma io non lo so, ma abbi pazienza, amore della lontana Cina. Continuando a parlare sempre di consacrazione, ci sono delle idee sbagliate che io vorrei un attimino chiarire. Allora, innanzitutto, noto che si fa sempre riferimento a consacrare o a purificare un oggetto attraverso i quattro elementi. Allora, sfatiamo l'idea che gli elementi non sono quattro, ragazzi, ma sono cinque. Quindi non è aria, acqua, terra, fuoco, ma è aria, acqua, terra, fuoco e metallo. Questi cinque elementi naturali corrispondono innanzitutto ai cinque sensi o ai cinque punti cardinali. Avete capito bene? Cinque, non quattro. Quindi che può essere nord, sud, ovest, est, centro. E invece per quanto riguarda i cinque sensi dell'essere umano, che sono tatto, gusto, udito, olfatto e vista. Quindi non so perché si usa dire quattro. Comunque, vabbè, volevo solo specificare che in realtà sono cinque. Un'altra cosa sbagliata che praticamente si fa, scusate, io allora vorrei chiarire questo piccolo concetto. Quando io dico sbagliato, non intendo dire che praticamente quello che dico io è tutto orocolato e quindi è giusto. Io una cosa sbagliata la intendo quando una persona cerca di inculcare, di far capire che quello che sta facendo è santo, sacro e che tutto il resto è sbagliato. Allora, io magari posso dare l'impressione di essere un perspicace, un pavone del cazzo. Scusatemi se uso parolacce, però veramente quello che voglio farvi capire è che non dovete andare dietro a queste persone che affermano di possedere solo loro la verità magica, la verità spirituale di come si pratica la magia o qualsiasi altra forma di spiritualità. Adesso, ritornando a quello che dicevo poc'anzi, un'altra persona su internet afferma queste parole. Dice, prima di consacrare un libro delle ombre, assicuratevi che dentro vi siano queste corrette informazioni. Pagina del titolo, quindi questo è il libro delle ombre di pagina dell'impegno, invocazione della dea, invocazione del dio, lo spazio sacro, aprire il cerchio, chiudere il cerchio, fai una giravolta, farne un'altra volta, Jotto Sabba, Yesbat, canzoni, riti, preghiere, hit parade e vaffanculo. Ma siamo seri o che cosa? Io non so cosa dire. Iniziamo a sfatare il mito secondo cui gli oggetti magici vanno purificati e consacrati tramite i quattro elementi o cinque elementi, qualsivoglia, ok? No, è assolutamente sbagliato. Non è giusto, ragazzi. Allora, i quattro elementi, cinque elementi, chiamateli come volete, poniamo quattro, ok? Per andare d'accordo tutti, ok? Quattro elementi che praticamente hanno energie diverse l'uno dall'altro. Come posso io pensare di consacrare, che cazzo ne so, un bicchiere, di purificare qualcosa attraverso quattro elementi tutti insieme? Gli elementi sono appunto elementi che hanno energie diverse e molto spesso contrastanti l'uno dall'altro. Come posso minimamente pensare di consacrare il mio libro delle ombre o qualsiasi altro libro magico attraverso l'elemento aria e fuoco messi insieme? Ma pensate solo in natura, che cosa potrebbe succedere se questi due elementi, aria e fuoco, vengono messi insieme? Un disastro, ragazzi. È vero che uno è legato all'altro perché uno serve, come devo dirvi, a equilibrare l'altro. Quindi sono degli elementi che messi insieme equilibrano tutto quello che è un ciclo naturale, ok? Ma non è assolutamente detto che le energie sono più uguale perfezione. No, non è detto che tutti questi elementi messi insieme producono una forza enorme, una forza magica potente. Assolutamente è sbagliato. Poi ripeto, io sono sempre della stessa opinione, ragazzi, ve lo dico: ognuno può praticare la magia, la stregoneria, qualsiasi tipo o forma di spiritualità nel modo in cui preferisce, ok? Ci sono persone che preferiscono usare tutti e quattro gli elementi messi insieme perché magari prediligerne uno solo gli dà una sensazione di squilibrio. È una situazione personale,
Però vi dico solo che è sbagliato, poi ognuno può fare come gli pare. Quello che dovete sapere, quello che voglio farvi capire, è che la consacrazione e la purificazione in magia sono degli atti, dei gesti molto personali. Non andate in giro in rete a ricercare delle formule, degli incantesimi, come dice Manuela Angelini, delle formule, degli incantesimi prefabbricati, perché non esistono, non esistono delle formule standard che io posso copiare per fare una purificazione o una consacrazione e li posso attuare personalmente perché è così, così è scritto e quindi così si fa. No, no, no. Anche perché in una consacrazione io posso consacrare, mettiamo casa che, mettiamo caso, casa, buonanotte, mettiamo caso che io ho una collana a forma di conchiglia. Okay, a forma di pesciolino, a forma di qualsiasi altro animale che fa parte della vita acquatica, ma non c'è bisogno che io lo purifico attraverso 50.000 incensi, attraverso 50.000 preghiere o ordini o chissà che cosa. Io posso semplicemente prendere la mia collana a forma di conchiglia, la metto nell'acqua del mare e me la rimetto addosso bagnata. Per me è purificata e consacrata senza aver detto nulla. Quindi non è vero che per fare una consacrazione, una purificazione, vi serve un altare, delle candele, ritualizzate, unte, fatte con determinate erbe. Non è assolutamente vero. Ripeto, la magia è un cammino molto personale, quindi la consacrazione e la purificazione è una cosa che dobbiamo assolutamente inventare e creare noi stessi. Basta. Ci sono delle regole in magia, ragazzi, che vanno seguite. Ok, su questo siamo tutti d'accordo. Ma non sono queste. Non sono queste le. Non ci sono regole sulla purificazione e sulla consacrazione che tutti dobbiamo seguire in modo standard, come i cavalli, con i paraocchi, e quindi non possiamo sbordare fuori da questo. Non è assolutamente vero. Io posso prendere le mie pietre magiche, i miei cristalli. Posso purificarli attraverso l'acqua fredda, l'acqua corrente, gelida, come c'è chi invece li mette nel congelatore o come c'è chi invece li mette nell'alcol a 90 gradi. Non è detto che è sbagliato, proprio perché la magia è una pratica molto personale, uno può fare come cazzo gli pare. Parlando di consacrazione, di benedizione, prima vi ho citato Manuela Angelini. Allora, scusatemi, io devo assolutamente leggervelo. Praticamente Manuela Angelini, che ha questo sito e blog su internet, poi ovviamente nel video vi lascio la descrizione del suo sito, mail e Instagram. Praticamente io volevo ringraziarla perché mi ha permesso di citare una cosa da lei scritta nel suo articolo, una cosa molto spettacolare. Lei praticamente dice: nel mio rituale di consacrazione dei tarocchi uso alcuni oggetti simbolici al cui significato associo un potere o una capacità. Gli oggetti che ho scelti sono, due punti, adesso ve li elenco. Dice, allora, premetto che lei parla comunque della consacrazione dei tarocchi, come vi ho letto, ed è una cosa spettacolare, io faccio questa premessa. Una cosa spettacolare perché adesso che ve la leggerò, capirete che è una cosa veramente molto personale. Quando parliamo di consacrazione e di purificazione, essendo una cosa molto personale, lei l'ha adottata, ha adottato questi oggetti a livello magico perché lo sentiva, quindi non è perché Emanuele Angelini l'ha copiato da un sito di Wicca, antica stregoneria e cazzate varie. Ok, quindi tutto qua. Vi leggo. Gli oggetti che ho scelto, dice lei, sono un sasso, perché rappresenta la solidità di accettare qualsiasi messaggio i tarocchi vogliano darmi. Una coppa che rappresenta la capacità di accogliere in me la saggezza dei tarocchi. Una candela accesa simboleggia la capacità di far luce sulle situazioni. Un melograno, la ricchezza delle interpretazioni che possiamo dare. Allora, la candela e il melograno mi hanno affascinato, Manuela, quindi io volevo veramente ringraziarti. Non l'avrei mai pensato, l'uso della fiamma della candela come simbolo di
di qualcosa che rischiare come simbolo di far luce su qualcosa è una cosa veramente stupenda, che io ho imparato ovviamente leggendo il tuo articolo, quindi posso dire di aver imparato una cosa nuova e volevo ringraziarti. Eccoci arrivati alla fine di questo video, ragazzi. È vero, non ho parlato dei metodi di purificazione, dei metodi di consacrazione, perché per non ricadere nello stesso errore che fanno molti, quello di darvi degli spunti che poi le persone non prendono come spunto, ma prendono come una fotocopia, quindi copiano e incollano, ok? Siccome, ripeto, io veramente posso essere estenuante, petulante, un rompiscatole. Ricordatevi che la magia è un cammino molto personale e ci tengo a precisare, anche come ho fatto nei miei video precedenti, la mia amica Venus, quando dice che praticamente la semplicità in magia è la cosa più bella. Quindi veramente, se io devo purificare, mettiamo caso, il mio libro delle ombre, ok? Non c'è bisogno che io faccia un rituale enorme, quindi non c'è bisogno che preparo le candele sul mio altare, i cristalli, 50.000 incenso, lavanda, menta, camomilla perché purificano, il miele perché addolcisce. Io posso semplicemente prendere il mio libro delle ombre, come ho fatto io, per esempio, e dentro ci metto la carta di Eritrea, che è una carta profumata che si vende in alcuni negozi. La metto dentro e quel profumo di quella carta praticamente, siccome mi rispecchia, rispecchia me, salvo tantissimo, per me il libro è come se fosse purificato, è come se fosse consacrato. Non c'è bisogno che faccio rituali di consacrazione su un altare, offrendo alla dea o al dio, il mio libro dicendo lo faccio allo scopo di. Non ce n'è bisogno, non che sia sbagliato, ma non è una pratica uguale per tutti, quindi veramente sbizzarritevi con le idee. Io posso anche prendere il mio libro delle ombre e farci una preghiera o abbracciarmelo al cuore e dire benvenuto a casa, perché magari l'abbiamo ordinato su internet come lo volevamo noi o ce lo siamo fatti da solo in casa. Basta, quello è consacrazione, quello è purificazione. Perché è una cosa molto personale. Ricordatevi che in magia le cose che si fanno, più appunto sono semplici e più sono belle, e più sono personali e più sono uniche. Non dimenticatelo, ragazzi, perché voi siete unici, così come lo è la vostra magia. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro di crescere davvero tanto, tanto, tanto. Vi mando un abbraccione grande. Ciao!